fermo nei locali della Biblioteca Centrale della Regione Sicilia in via Vittorio Emanuele è stata inaugurata la mostra I giornali palermitani dell'Ottocento. Alla conferenza sono intervenuti Carlo Pastena, direttore della biblioteca, Marco Romano, vice direttore responsabile del Giornale di Sicilia, Teresa Di Fresco, giornalista, Gesualdo Adelfio e Carlo Guidotti, coautori. L'evento promosso dalla biblioteca e dalla casa editrice Edizioni Ex Libris è finalizzato alla scoperta dell'immenso patrimonio giornalistico costituito dalle testate prodotte a Palermo nella prima metà dell'Ottocento, periodo di transizione tra il Regno Borbonico e l'Unità d'Italia. Protagonista della mostra è la collezione di Gesualdo Adelfio, che con passione e attenta ricerca studia e raccoglie le testate ottocentesche da molti anni e che adesso sono dettagliatamente descritte in un volume intitolato I giornali di Palermo nell'Ottocento, l'informazione giornalistica e la pubblicità nella stampa dell'epoca. L'esposizione sarà visitabile fino al 9 maggio. Ascoltiamo Carlo Guidotti, Gesualdo Adelfio, Teresa Di Fresco e poi Marco Romano. In questo libro, I giornali di Palermo nell'Ottocento, l'informazione giornalistica, la pubblicità nella stampa dell'epoca, si racchiude e si mette a fattor comune la grande e cospicua collezione di giornali dell'Ottocento raccolti da Gesualdo Adelfio, grande collezionista su svariati campi, in particolar modo dei giornali antichi, e la mia passione per la storia della letteratura, in particolar modo la storia del giornalismo. In questa prima parte si affronta tutta la tematica che va dal 1800 al 1860, in particolar modo attraverso alcune date che sono chiave per la nostra storia, per la nostra cultura, in particolar modo nazionale ma soprattutto siciliana. 1812, 1820, 1837, 48 fino ad approdare al 1860. È il frutto di tanti anni di ricerca, tanti anni di studio in biblioteca, in archivi, in tanti libri, per cui tanti anni di studio, di ricerca, di collezione. All'interno del libro c'è intanto prima un momento storico, quindi tutta la fase della Costituzione con tutto un primo capitolo che riguarda proprio la parte letteraria, la parte storica, ma come scrittura. Dopodiché c'è la collezione dei giornali, ogni giornale viene rappresentato nella sua testata, c'è una scheda tecnica proprio del giornale, cioè il formato, chi l'ha stampato, il direttore e via di seguito. Dopodiché ci sono alcuni articoli inerenti a quel giornale. Questa presentazione ha avuto una sua prima esposizione all'Ordine dei giornalisti di Sicilia, alla Biblioteca dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia l'8 settembre del 2017, fortemente voluta da me e dall'allora presidente Riccardo Arena, proprio per volere sottolineare l'importanza della carta stampata, allora come oggi, in un momento soprattutto in cui la carta stampata sta soffrendo parecchio. Noi speriamo di poter, come dire, fare tesoro di tutto quello che è stato il valore cartaceo della stampa, della comunicazione, della informazione, perché oggi riteniamo ce ne sia veramente tantissimo bisogno. Gli italiani hanno sempre letto e soprattutto hanno sempre dato affidabilità e credibilità alla carta stampata. Ci sono in Italia oggi 16 milioni di italiani che ogni giorno leggono almeno un quotidiano, il 30% della popolazione sopra i 14 anni dell'intero paese. Ciò dimostra che gli italiani leggono. Il problema è che gli italiani non comprano più giornali, perché la stessa indagine di Audipress sottolinea che il 60% delle persone che leggono i giornali in realtà il giornale non lo comprano. Lo trovano al bar, lo trovano nel club, lo trovano dal barbiere, lo trovano dall'amico, lo trovano purtroppo in quel mare magnum di illegalità e abusivismo che è la rete, dove i giornali vengono diffusi senza alcun controllo e senza alcuna protezione del copyright. L'ultima norma votata oggi, il Consiglio Direttivo del Parlamento Europeo ha ratificato la legge sul copyright, speriamo che questo possa essere un passo importante verso la tutela di un lavoro che va pagato, perché è un lavoro importante ancor più oggi che deve confrontarsi contro il cannibale rete, che invece è un mondo senza regole.